Ciao a tutti e bentornati sul canale Todd. Oggi parleremo della vita di Galileo Galilei. Precisamente ci troviamo in Borgo Stretto, angolo Via dei Mercanti. Come potete vedere davanti a me c'è lo stemma della casa dei Nobili Bocca, una delle famiglie più conosciute della città di Pisa, dove vissero i genitori del noto scienziato Vincenzo Galilei e Giulia Mannati. E adesso ci spostiamo verso la casa di Galileo davanti al Tribunale di Pisa. Prima di iniziare però c'è da dire che Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564 e poi morì ad Arcetri, vicino Firenze, di cui ve ne parlerò poi in seguito, nel 1642, all'età di circa 78 anni. La sua casa natale è quella davanti a me, come potete vedere, e in alto la targa in sua memoria. Tuttavia, girano diverse voci riguardo alla sua vera casa natale, ma nessuna di queste è mai stata certa al 100%. C'è chi sostiene che sia nato all'interno della parrocchia di Sant'Andrea, come vedete davanti a me, ai nostri tempi sconsacrata e oggi luogo di teatro e spettacoli, dove pure io feci teatro tempo fa. Ah, e durante 1800 addirittura affermarono che egli fosse nato all'interno della Fortezza Nuova, di cui ne trattai già in un video. Per chi l'avesse perso, vi consiglio di andarlo a recuperare. Trovate il link qui sotto nella descrizione del video. Però, tornando a noi, Galileo sarebbe nato nella Fortezza Nuova in una chiesa di nome Sant'Andrea. Tant'è vero che misero una targa di commemorazione per lui, che però poi venne rimossa perché questa affermazione venne dichiarata completamente falsa. Insomma, girano diverse voci per quanto riguarda la sua vera e propria casa natale. E tutt'oggi rimane ancora un vero e proprio enigma irrisolto. E adesso ci facciamo compagnia con la statua di Galileo Galilei in Largo Ciro Menotti. Vi volevo raccontare alcuni aneddoti interessanti sulla sua vita. Ah, comunque, prima di iniziare, vi volevo ricordare che la parte storica dei suoi studi la faremo quando saremo davanti alla sua casa d'Arcetri, dove visse gli ultimi anni della sua vita. Si racconta che al noto scienziato piacesse tanto fare bricolage all'interno del convento delle sue due figlie, Livia e Virginia, come tipo riparare orologi, cannocchiali e finestre. Inoltre, c'è da dire che amava bere il vino e mangiare la frutta candita, anche se a dire il vero non l'avrebbe dovuto fare per problemi di salute. Inoltre so che vi sembrerà strano, però, come affermavano molti suoi colleghi e studenti, egli era un pessimo insegnante, con tutto il rispetto, naturalmente. Per carità, aveva una mente straordinaria e tutto, però molto difficile da comprendere. In questo momento ci troviamo davanti ai macelli pubblici, che dal 2016 è stata riqualificata come cittadella galileiana. E che poi in futuro verrà spostata la statua di Galileo che abbiamo visto in Largo Ciro Menotti. Ah, e un altro aneddoto molto curioso che mi ero dimenticato di dirvi è che quando un suo studente gli chiese quanto fosse grande l'inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, lui rispose: Lucifero è lungo 2000 braccia. E adesso, come sempre, è giunto il momento della poesia. E stavolta entrerà in azione Rainer Maria Rilke. Sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore,
e cerca di amare le domande che sono simili a stanze chiuse a chiave e a libri scritti in una lingua straniera. Ci siamo spostati ad Arcetri, vicino Firenze, luogo natale del padre, Vincenzo Galilei. Qui Galileo passò gli ultimi anni della sua vita. Il luogo prima si chiamava Villa il Gioiello e soltanto quando divenne proprietà dell'università che prese il nome di Villa Galileo, come appunto avete visto dalla targa. Da qui potete intravedere un pezzo del giardino. E anche qui abbiamo la targa. Da qui potete intravedere il terrazzo dove egli si affacciava. Dalle immagini che vedrete vi farò vedere un po' la struttura interna della villa, come il tavolo del suo studio dove Galileo Galilei lavorava, il cortile interno dove passava le sue giornate poiché non poteva uscire, e delle stanze con il caminetto della stessa abitazione. E da qui ne prende il nome originale, il Gioiello di Galileo. In questa villa Galileo scrisse una delle sue più grandi opere, i Discorsi e le Dimostrazioni della Matematica, che però dovette pubblicare in Olanda, poiché in Italia era stato denunciato dalla Santa Inquisizione per eresia per un suo altro libro, I Dialoghi, nel quale lui sosteneva la teoria copernicana invece di quella tolemaica, appoggiata dalla Chiesa, che metteva la Terra al centro dell'universo e tutti i pianeti ne giravano intorno. Mentre invece quella copernicana affermava che fosse il Sole immobile al centro dell'universo e tutti gli altri i pianeti gli giravano intorno, che poi era quella vera. Solo che Galileo, per salvarsi la vita, dovette rinnegare tutti i suoi studi e scoperte. Malgrado ciò però, grazie anche all'aiuto della famiglia Medici, il noto scienziato non fu condannato a morte, però al carcere a vita, in cui non poteva né pubblicare più i suoi libri, né vedere nessuno e neanche uscire. Insomma, una sorta di quarantena per noi ai tempi del Covid. Tuttavia, durante questo periodo di isolamento, Galileo strinse un forte legame con una delle sue figlie, Sor Maria Celeste, nata Virginia Galilei, nella quale si vedevano spesso e si scambiavano pure delle lettere affettive. E come scriveva il padre, ti scrivo dalla mia prigione, per indicare il suo stato di sofferenza. Purtroppo però, le lettere di Galileo furono bruciate dalla badessa per evitare problemi con la Santa Inquisizione. E quella che vedete qui davanti a me è il convento dove la figlia viveva, attaccata alla villa del noto scienziato. Questa via porta all'osservatorio astronomico di Arcetri, la quale fu sede di incontro di diversi scienziati famosi, tra i quali Enrico Fermi, Franco Pacini, il direttore stesso, e persino Margherita Hack. E tutt'oggi l'osservatorio è in funzione. Ah, se comunque volete andare un po' a rivedere i suoi studi che fece presso l'Università di Pisa, Padova, Siena e Venezia, allora vi consiglio di andare a recuperare alcuni suoi libri interessanti, nella quale troverete molte informazioni. E comunque sappiate che perfino il grande Albert Einstein affermava che Galileo Galilei fosse il padre della fisica moderna. E infatti egli rimarrà sempre uno dei più grandi matematici, fisici e astronomi importanti della storia italiana. Thank you.
e oggi vi saluto in latino. Te visurum, da Edmond. E concludo con una frase famosa di Galileo Galilei. Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono.